Questa stupenda mostra di Caldanzano rientra nell'attività dell'Associazione Berzoini, che negli anni ha valorizzato e sta valorizzando sia gli autori liguri che tutti quelli che sono passati e hanno lasciato tracce importantissime nella nostra terra, in modo particolare nella zona delle Albissole, che è stata ricchissima di produzione e di artisti e che hanno poi influenzato molta dell'arte conosciuta come l'arte savonese. Questa mostra, che sarà aperta fino al 2 febbraio, è un'occasione per vedere la storia e l'evoluzione dell'opera di Caldanzano, che si è sviluppata per tutta la nostra provincia e che l'ha abbracciata tutta. Infatti lui poi morirà a Ceriale, ci sono dei quadri che rappresentano proprio dei paesaggi del ponente della nostra provincia. Un'occasione unica, come importanti e uniche sono tutte queste mostre, queste occasioni, nella quale sono stati raccolti anche molti pezzi che normalmente non si potrebbero vedere. E quindi un'occasione da non perdere, anche per sottolineare e ringraziare ulteriormente con una visita e la presenza l'opera di chi sta facendo molto per valorizzare l'arte della nostra provincia, spesso conosciuta fuori dai confini nazionali e spesso non conosciuta all'interno dei confini comunali. Gigi Caldanzano ci fa particolarmente piacere rappresentarlo in questa mostra perché è ancora molto vicino ai savonesi, essendo scomparso da poco nel 2008, quindi è ancora nel cuore dei savonesi, e l'affluenza dei primi giorni lo dimostra, perché oltre ad essere molto considerato come pittore, come artista, è anche considerato come uomo, molto considerato come uomo. Gigi Caldanzano dal punto di vista pittorico è sicuramente uno dei grandi, forse l'ultimo in ordine cronologico che è scomparso, il quale ha attraversato buona fetta del Novecento, a cominciare da queste opere che rappresentano il suo esordio quando era ancora un ragazzino, diciamo con uno stile prettamente futurista da cui poi si è allontanato, per poi attraversare le varie fasi pittoriche che poi vedremo dopo, e sia come pittore che come ceramista. Possiamo dire che Caldanzano, oltre a essere un pittore che ha sperimentato diverse situazioni, diverse correnti, è soprattutto grandissimo nella caricatura umana, nell'ironia che mette nella rappresentazione dell'uomo. Infatti il titolo della mostra, L'ironia della vita, rappresenta proprio in pieno cos'era Caldanzano come pittore. Ecco, questa mostra come è organizzata? È un percorso della sua vita, delle sue opere? Sì, è proprio un percorso che comincia con le prime due sale, che sono diciamo a cavallo della Seconda Guerra. Lui diciamo nel 40 aveva 18 anni, quindi era proprio agli esordi, e aveva cominciato osservando i grandi artisti futuristi che a Savona sono stati molto ben rappresentati dal gruppo Sant'Elia. Quindi poi sperimenta, passa in un altro movimento savonese che si chiama il Cavallino Rosso, che lo vediamo rappresentato nella Sala Grande con le ceramiche, per poi staccarsi nuovamente da questa corrente e rappresentare fino diciamo, agli ultimi anni una sua pittura molto singolare, che rappresentava anche in ceramica, era bravissimo decoratore, e quindi con molta personalità ha sempre cercato di tracciare l'animo umano, sia nascondendo un po' le cose diciamo più meno belle, meno edificanti, con una fortissima ironia.